Bentornati ragazzi sul canale Gaming Now e continuiamo il gameplay di Assassin's Creed. Allora, abbiamo lasciato Gerusalemme e siamo tornati nel regno, che è un po' la via di mezzo in questa Terra Santa per raggiungere le varie destinazioni, perché dobbiamo andare a recuperare, ad assassinare Roberto di Sable ad Arsuf. Quindi Roberto di Sable si incontrerà con Re Riccardo qui e dobbiamo, nel gameplay successivo abbiamo visto che Roberto di Sable non si trovava a Gerusalemme, ci hanno ingannato e si trova ad Arsuf, quindi dobbiamo farci una bella sfacchinata adesso per raggiungerlo. Qua ovviamente è pieno di saraceni che ci attaccheranno, infatti ora ci inseguono. Ci conviene evitarli tutti quanti, ovviamente. E ci dirigiamo immediatamente ad Arsuf. Allora, come possiamo vedere dal GPS, mille chilometri. Cioè, è lontanissima. Vabbè, comunque, non demordiamo. Adesso qualsiasi. Vabbè, qua c'è un contingente. Affanbagno. Dai, che ci siamo quasi, eh. Sto cavallo però un po' lentino, ancora tanto. Mamma mia, quanto è lontano ancora. Mamma mia. Dai. Tanto qua cadaveri un po' sparsi. È successo qualcosa. Obla, obla. Che agilità il cavalluccio. Bravo. Tanto ramo. Bravo. Tanto l'altro ramo. Bravo. Sono crociati un po' ovunque, mamma mia. Siamo ricercati da entrambe le fazioni ormai. Ci odiano tutti. C'è un templare. Ciao belli. Io passo comunque, che cazzo vuoi? Sono a cavallo, non fermatevi. Che manca poco, dai. Arsuf, c'è anche l'indicazione. Con le frecce. Abbiamo i cartelli medievali qua. Perfetto. Puoi Raggiungiamo trarre dei diversivi con i Arsuf. cadaveri. I soldati lasceranno le postazioni per indagare, consentendoti di accedere alla zona che sorvegliavano. Mamma mia, che luogo lugubre. Bersaglio da assassinare. Ok. Attenzione a qualcuno che corre qua. Cazzo. Che?
Ah, qua non posso proseguire più a cavallo. Giù. Via, Saraceni. Andiamo giù, va? Ok, abbiamo assassinato un bel po' di saraceni. Vediamo se ne troviamo altri. Cazzo, è un agguato. Oh mamma. Oh, ho rotto il cazzo sto qua però. Chi è il prossimo? Bella lì. Un bel contrattacco. Ok. Altri saracini. Ah, ero rotto il cazzo. Ok. Qua intanto c'è un crociato. C'è una battaglia qua, eh. Altri cadaveri. Attenzione che qua ci saltano addosso. Te pare. La madonna, che c'è un agguato qua. Cioè non posso andare avanti se non ammazzo tutti. Un po' di allenamento prima di Roberto. Oh là là, che combo! Quanti sono? Yeah.
Temetemi. Colpo assestato. Quanto manca ancora? Ah, qua tutti i crociati abbiamo. Oh, mi hai spinto. Questo qua è il capo, sicuro. Lo cazzo vai? Oh, non ti bloccare. Oh mamma, e quanti cazzo sono qua? Che? Non avanzare. Aspettate. Oltre. Oh, Guglielmo, c'è Riccardo. Non acciaio. Vuoi proporre i termini della resa, dunque? Alla buon'ora. Voi fraintendete. È Al-Mualim a inviarmi, non Salah al-Din. Un assassino. Che cosa significa? E fai alla svelta. C'è un traditore fra voi. E ti ha assoldato per uccidermi. Sei venuto a vantarti prima di colpire? Non mi avrai facilmente. Non è per voi che sono qui, ma per lui. Parla dunque, che io possa giudicare la verità. Chi è questo traditore? Non lo so, dov'è? Siete tutti uguali qua, cioè non è che... Roberto di Sable. Il mio luogotenente. Egli intende tradire. Non è ciò che racconta lui. Cerca vendetta contro la tua gente per le atrocità che avete commesso ad Acri. E io sono incline a credergli. Alcuni dei miei uomini migliori sono stati uccisi per mano vostra. Li ho uccisi io e per validi motivi. Prestatemi orecchio. Guglielmo del Monferrato cercava di usare i suoi uomini per prendere Acri con la forza. Garniero di Naplusa voleva sfruttare le sue arti per indottrinare e controllare chiunque resistesse. Sibrando intendeva controllare i porti, impedendo l'arrivo di uomini in vostro aiuto. Vi hanno tradito. E prendevano ordini da Roberto. Ti aspetti che io creda a questa favola bizzarra? Voi li conoscevate, più di me. Davvero vi sorprende sapere dei loro malvagi intenti? È la verità? Eccolo qua. Maestà, è un assassino quello al nostro cospetto. Costui è un maestro di manipolazione. Certo che non è la verità. Non ho alcun motivo di mentire. Oh, certo che sì. Hai paura di ciò che potrebbe accadere alla tua piccola fortezza. Riuscirà a resistere alla potenza combinata delle armate saracene e crociate? Il mio pensiero va al popolo di Terra Santa. Se devo sacrificarmi perché esso abbia pace, che sia. Una situazione davvero bizzarra questa. Con voi due che vi accusate a vicenda. Non c'è tempo per queste sciocchezze. Devo incontrare Saladino e valutare il suo aiuto. Più a lungo indugiamo, più le cose si fanno difficili. Aspettate, Roberto. Perché?
Che cosa intendete? Non vorrete certo credergli. È una decisione ardua, non posso prenderla da solo. Devo affidarla a chi è più saggio di me. Vi ringrazio. No, Roberto, non a voi. E a chi? Al Signore. Addio. Che siano le armi a decidere. Di certo il Dio starà dalla parte di colui che segue una giusta causa. Ah beh, quindi, cioè, questo è il se vince potere. Il cattivo, allora è perché ha vinto e lui quello buono. Sia. Che cazzo di ragionamento? Alle armi, assassino. Ah, tutti contro di me. Beh, sembra uno scontro giusto, Cioè... Via, via, via. Il tempo dei giochi è finito. Oh, finalmente, Roberto. Forte Roberto. Vai, vieni qua. Dunque è finita. I tuoi intrighi, come te, sono alla fine. Che ne capisci tu di intrighi? Non sei che un burattino. Ti ha tradito, ragazzo. Proprio come ha fatto con me. Parla chiaro, Templare. Oppure taci. Ti ha mandato a uccidere 9 uomini, eh? I 9 che custodivano il segreto del tesoro. E allora? Non furono i 9 a trovare il tesoro, assassino. Non 9, ma 10. Un decimo. Nessuno con quel segreto può vivere. Dimmi il suo nome. Oh, ma tu lo conosci bene. E dubito che gli toglieresti la vita di buon grado come hai tolto la mia. Chi è? Il tuo signore, Al-Mualim. Oh, mamma mia, ragazzi. Ti sei mai chiesto come facesse a sapere sempre tutto? Cioè, non ci credo. Quanti eravamo? Un tradimento in pieno stile. Quali erano i nostri fini? Egli è il maestro degli assassini. Sì, maestro di menzogne. Tu e io non siamo che pedine nel suo grande gioco. E ora, alla mia morte, resterai solo tu. Credi che ti lascerà vivere, sapendo ciò che fai? Non ho interesse nel tesoro. Ma lui sì. La sola differenza tra me e il tuo signore è che lui non vuole spartirlo. No. Ironico, vero? Che io, il tuo più acerrimo nemico, ti tenessi al riparo dai guai. Ma ora mi hai tolto la vita, e di conseguenza, condannato la tua. Colpo di scena, quindi Al-Mualim, il nostro maestro, è un templare anche lui, ci ha tradito. Non ci credo. Sei battuto bene. Dio oggi ha favorito la tua causa, assassino. Dio non c'entra niente. Io ho combattuto meglio.
Forse tu non credi in lui, ma pare che lui creda in te. Prima che tu vada, ho una domanda. Chiedete dunque. Perché? Perché fare tutta questa strada? Rischiare la tua vita mille volte solo per uccidere un uomo? Ha minacciato i miei fratelli e ciò in cui crediamo. Ah, vendetta dunque. No, non vendetta. Giustizia, perché ci sia la pace. È per ciò che combatti, per la pace. Non vedi la contraddizione? Con taluni non si può ragionare. Come con quel pazzo di Saladino. Credo che egli vorrebbe vedere la fine di questa guerra quanto voi. Così ho sentito, ma non visto. Pur se non lo dice, è ciò che la gente vuole. Saraceni e crociati allo stesso modo. La gente non sa ciò che vuole. Per questo si rivolge a uomini come noi. Allora aspetta a uomini come voi fare ciò che è giusto. Assurdo. Siamo venuti al mondo scalciando e urlando. Violenti e instabili. È questo che siamo. Non possiamo farci nulla. No. Siamo ciò che scegliamo di essere. Voi altri. Sempre a giocare con le parole. Affermo il vero. Non c'è inganno in quel che dico. Lo sapremo presto. Temo però che oggi non potrai ottenere ciò che vuoi. In questo stesso istante quel maledetto Saladino fa strage dei miei uomini e devo assisterli. Ma forse, avendo visto quanto è vulnerabile, riconsidererà le sue azioni. Sì, col tempo ciò che cerchi potrebbe realizzarsi. Voi non eravate più al sicuro di lui, non scordatelo. Coloro che vi siete lasciato alle spalle a governare in vostra vece non intendevano servirvi più a lungo. Sì, sì. Ne sono consapevole. Prenderò congedo allora. Il mio signore e io abbiamo molto da discutere. Sembra che nemmeno lui sia privo di colpe. È solo umano, come tutti noi. Persino tu. Vi auguro salute e pace. Va bene ragazzi, insomma, colpo di scena, quindi il nostro maestro Al-Mualim è l'ultimo templare. Ci ha ingannati, ci ha mandato a uccidere i suoi stessi compari. Figlio di puttana quel vecchio. E allora adesso torniamo a Masyaf. Penso. Oppure torniamo nel presente, vediamo. Ho detto si alzi, maledizione. Che è successo? Ascolti. Oh no. Pare che i suoi amici assassini ci abbiano trovato. Cosa? Come ha fatto Desmond? Ehi, senta, non so di che cosa sta parlando, ma qualunque cosa stia succedendo qui non ha niente a che fare con me. Sono qui per lei. E di sicuro non li ho invitati io. Come arriva sotto? Arrivano i rinforzi. Riuscite a contenerli? O faccio evacuare il prigioniero? Sono 5 o 6. Sono in inferiorità numerica. Abbiamo un paio di feriti, ma ce la caviamo. È tutto sotto controllo. Accidenti a lei, Desmond. Non poteva starsene buono. Gliel'ho detto io, non c'entro niente. Come avrei fatto a contattarli con la telepatia? Andiamo. Non importa. Molto presto saranno morti. Ecco, ascolti. Pericolo neutralizzato. Sembra che la cavalleria non arriverà. Non so, Doc. Un minuto fa stava dando di matto. La sua piccola struttura di ricerca non è sicura come credeva. Preoccupato che tornino in forze. Non credo, Desmond. Ciò che Lucy cerca di dirle è che non ci sono più assassini in grado di venire in suo aiuto. Ci siamo dati molto da fare quest'anno, rastrellando le vostre piccole enclave, le vostre comuni nel deserto e così via. Mi sa che è rimasto solo. Si riposi, signor Miles. Domani finiremo. Ok, domani ultima seduta di Animus. Mi spiace, Desmond. Ha accennato al deserto. Credi che... No, hanno mandato lì una squadra, ma il posto era abbandonato. Non so dove siano i tuoi genitori e non posso giurare che siano ancora vivi, ma credo che siano scappati. Grazie per aver controllato.
Non è male come sembra. Ma di che stai parlando? Hanno ucciso letteralmente la mia unica speranza di uscire da qui. E poi scopro che gli assassini sono stati completamente annientati. E Cristo, non so ancora cosa progettino questi qui, ma so che progettano di uccidermi quando avranno finito. Sono fottuto, ok? Che cosa vuoi che faccia? Prova ad avere un po' di fede. Ma che è? Il dito mozzato. Tu sei... Abbi fede. Riposa, Desmond. Avrai bisogno di energia. Ah, un altro colpo di scena, quindi anche Lucy è un'assassina. Ci sta aiutando. Vabbè. Quanti colpi di scena in questi ultimi gameplay? Si alzi. Anche prima del solito, Doc. Vorrei finire questa storia il prima possibile. Se lo dice lei. Su con la vita, signor Miles. Oggi è un giorno storico. Un giorno che verrà ricordato negli anni a venire. Ricordato da alcuni di noi, almeno. Questo scienziato è veramente simpatico. Come un dito nel culo. Va bene. Allora, ultima sessione, immagino. Arrampicati sulle strutture alte per avere una veduta panoramica del circondario. Puoi sfruttare gli edifici alti per orientarti all'interno di una città. Dove sono tutti? Andati a vedere il maestro. E i templari? Hanno attaccato di nuovo? Hanno preso il sentiero. Quale sentiero? Di che cosa stai parlando? Verso la luce. Parla chiaro. È solo ciò che ci ha indicato il maestro. Questa è la verità. Ma hai perduto il senno. Anche tu imboccherai il sentiero. Oppure morirai. Così ha ordinato il maestro. È stato al Mualim, vero? Che cosa vi ha fatto? Sia lode al maestro, perché ci ha condotto alla luce. Ma che cazzo succede? Allora, siamo tornati a Masyaf per avere spiegazioni da Al-Mualim, che con tutta probabilità ci ha tradito. Come mai è diventata così silenziosa sta città? Assassina Al-Mualim. Ah, dobbiamo ucciderlo quindi. Vabbè, abbiamo solo questo come indicazione. Ho sbagliato strada. Parla, ma sono stati tutti quanti drogati qua, mi sa. Lo cazzo sto Scusate, ma vado un po' di fretta, eh. Il vecchio ci ha tradito. E questi... assassini. Oh.
pezzo di merda. Per la luce. Per il altri assassini. Segue il sentiero. Annientatelo. Che cazzo su? Che? Dove scappano tutti? Oh, guarda che c'è! Altair! Quassù! Ah, almeno qualcuno è dalla mia parte ancora. Dove sei? È un bel momento per arrivare. Così pare. Sta in guardia, amico mio. Al-Mualim ci ha tradito. Sì. Ha tradito pure i suoi alleati templari. Come lo sai? Dopo esserci parlati, sono tornato nelle rovine sotto il Tempio di Salomone. Roberto teneva un diario. Le sue pagine erano colme di rivelazioni. Ciò che ho letto lì mi ha spezzato il cuore. Ma mi ha anche aperto gli occhi. Avevi ragione, Altair. Per tutto il tempo il maestro ci ha usato. Non dovevamo salvare la Terra Santa, ma consegnarla a lui. Bisogna fermarlo. Sii cauto, Malik. Ciò che ha fatto agli altri lo farà anche a noi, se ne ha l'occasione. Devi stargli lontano. Che cosa proponi? Posso ancora reggere una spada e i miei uomini mi sono ancora fedeli. Sarebbe un errore non farci intervenire. Distraete quegli schiavi, allora. Attaccate la fortezza dal retro. Se riuscite a distogliere la loro attenzione da me, potrei raggiungere Al-Mualim. Farò come hai chiesto, dai. Gli uomini che affrontiamo hanno perso il lume della ragione. Se potete evitare di ucciderli... Sì. Se egli ha tradito i principi del credo, non significa che noi dobbiamo fare altrettanto. Farò il possibile. Non chiedo altro. Salute e pace, amico mio. La tua presenza qui ci garantirà entrambe. Oh, adesso sono diventati amici, sti qua. Prima si odiavano. Vabbè. Colpone di scena che cambia tutte le cose. Entriamo nella fortezza. Ci hanno chiusi dentro. Tutta sta folla qua. Quanti poveri innocenti. Scusate. Devo stare attento a non far loro del male. Scusate. Al-Mualim. Ah, è nel retro del palazzo. C'è un giardino. Che succede? Che succede? Eccolo, bastardo. Dunque, l'allievo è tornato. Non sono uno che fugge. Nemmeno uno che ascolta. Se vivo è grazie a questo. Che cosa ne farò di te? Lasciatemi andare. Oh, Altair. Percepisco l'odio nella tua voce. Il suo calore. Quello sarebbe il tesoro, quella sfera. Non sarebbe prudente. Perché fate questo? Ho trovato la prova. La prova di cosa? Che niente è reale. E che tutto è lecito. Venite, annientate il traditore. Strappatelo da questo mondo. E questi qua sono... Ma sono quelli che ho assassinato, tutti i templari. C'è Roberto, Majid ad-Din, Garniero. Ecco, sti Brando è già morto. Deve essere fermato. Sì, ma sta visuale mi copre. Questa è magia da Dio.
Cristo. Prenditi tempo. Muovendoti lentamente, riduci la possibilità di attirare attenzioni indesiderate. Sta cercando di fuggire! Ordinate agli arcieri di spostare! Che non schiva, Cristo! E giù Bahia. Quindi erano tutti dei soldati di Alluvi. O avete paura? Ho fronteggiato 1000 uomini, tutti superiori a te, e sono tutti morti per mano mia. Che spaccone. Io non ho paura. Dimostratelo. Che cosa dovrei temere? Guarda il potere che domino. Crea delle illusioni con quella sfera. Quanti sono? Tutte delle copie. Ovviamente devo affrontarli tutti. Il fine di Roberto era infame, ma era lo stesso che avete sempre avuto voi. Non sono mai stato bravo a condividere. Non ce la farete. Altri troveranno la forza di ribellarsi a voi. Ah, è per questo, finché gli uomini mantengono il libero arbitrio, non può esserci pace. L'ultimo uomo che ha parlato così l'ho ucciso. Parole ardite, ragazzo. Ma solo parole. Allora liberatemi. Le trasformerò in azioni. Ditemi, maestro, perché non mi avete trattato come gli altri assassini? Perché lasciarmi la coscienza? Ciò che sei e ciò che fai sono due cose strettamente correlate. Privarti di una mi avrebbe fatto perdere l'altra. E quei templari dovevano morire. Ah, la verità è che ci ho provato. Nel mio studio, quando t'ho mostrato il tesoro. Ma tu non sei come gli altri. Hai visto attraverso l'illusione. L'illusione? Non ha mai fatto altro. Questo tesoro dei Templari, questo frutto dell'Eden, questa parola di Dio. Ora comprendi? Il Mar Rosso non si è mai aperto. L'acqua non è mai diventata vino. Non furono le macchinazioni di Eris a dar luogo alla guerra di Troia. Ma questo, tutte illusioni, nient'altro. Il vostro piano non è da meno come illusione. Obbligare gli uomini a seguirvi contro la loro volontà. C'è qualcosa di meno reale dei fantasmi che saraceni e crociati inseguono ora? Di quegli dei vigliacchi che hanno abbandonato questo mondo così che gli uomini potessero massacrarsi nel loro nome? Essi vivono già un'illusione. Io gliene sto svelando un'altra. Una assai meno sanguinosa. A meno che non scelgano quei fantasmi. Davvero? Parte occasionali convertiti o eretici? Non è giusto. Ah, ora la logica ti abbandona. Al suo posto dai spazio all'emozione. I deludi. Che cosa si fa allora? Tu non mi seguirai.
e io non posso obbligarti. E voi non rinuncerete a questo malvagio disegno? Sembra allora che siamo a un punto morto. No, siamo alla fine. Ah, mi mancherai, Altair. Eri il mio allievo prediletto. Siamo alla resa dei conti. Ancora. Cieco, Altair. Cieco sei sempre stato. E cieco sarai. Dove è andato? Mia spada vede per me al mulino e sapendo le cose. Sì, ma sparisci, ecco qua. Impossibile. L'allievo non sconfigge il maestro. Niente è reale. Tutto è lecito. Così pari. Hai vinto, dunque. Va a reclamare il tuo premio. Avevate il fuoco in pugno, vecchio. Avrebbe dovuto essere distrutto. Distruggere l'unica cosa in grado di fermare le crociate e creare la vera pace? Giammai. Allora lo farò io. Questo lo vedremo. Ho dedicato il mio cuore a conoscere la saggezza, la demenza e la follia. Va bene, ragazzi, abbiamo ucciso anche al mulino. Che anche questo era come rincorrere il vento. Attenzione, questa sfera si anima. Santa è la pena. Cavolo, pianeta. E colui che cresce la conoscenza. Oh, l'Italia. Cresce il dolore. Che cazzo? Distruggilo! Distruggilo, come hai detto. Non posso. Sì che puoi, Altair. Ma non lo farai. Che cavolo? Bene, ci siamo. Che accidente è stato? Allora? Abbiamo la mappa. Quanti sono? Quelli chi sono? Almeno 5 o 6. Non ci servono tutti. Dobbiamo presumere che alcuni si siano rovinati. Non credo che siano tutti funzionanti. Almeno 2 sembrano trovarsi su masse terrestri che non esistono più. Invieremo squadre in ogni sito a determinare il funzionamento. Ce ne serve uno solo, dopo tutto. E gli altri? Recuperateli. Non lasciamo niente al caso.
L'ultima cosa che vogliamo è qualche maledetto sopravvissuto che ci dia noia nel nuovo mondo. E l'assassino? Abbiamo ciò che ci serve. Uccidetelo. Fermi. Sapete come vanno queste cose? Non sarà facile accedervi. Che cosa intende? Potremmo aver bisogno di lui, dei suoi ricordi. Consiglierei di trattenerlo finché non avremo conferma che non ci attendono sorprese nei siti. È una perdita di tempo. L'ha detto lei stesso. Non dovremmo lasciare niente al caso. Molto bene. Assicuratevi che non ci serva più. Poi uccidetelo. Bene. La pianti di scavalcare la mia autorità? Le ho appena salvato le chiappe. Andiamo. Abbiamo molto lavoro da fare. Non si rilassi troppo, signor Miles. Torneremo presto da lei. Che diavolo è quello? Che succede? Oh, abbiamo acquistato il potere di Altair. Ma che sono queste cose qua? Disegni? Vabbè, quindi che devo fare? Torniamo in stanza. Oh mio Dio! Sembrerebbe... Ma è sangue! Chi diavolo tenevano qui prima di me? E che cosa gli è successo? Chissà che cosa vorrà dire. E finisce così Assassin's Creed. Misteri su misteri. Va bene. Allora ragazzi, spero questo gameplay di Assassin's Creed vi sia piaciuto. Commentate, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. E ci vediamo a un prossimo gameplay. Ciao.